Ciao a tutti ragazzuoli e ragazzuole, benvenuti in questa nuova serie che inauguriamo con questo episodio, sempre insieme ad Oberon. Che cosa andremo a fare in questa nuova serie? Beh, quello che vedete alle mie spalle è l'obiettivo di questo primo episodio, appunto il calice del rituale. Creeremo appunto il primo rituale che in teoria è uguale per tutti, solamente il primo però. E mentre faremo questo rituale, che in teoria, visto il nostro livello, è parecchio semplice e andrebbe affrontato ad un livello molto più basso rispetto a quello che abbiamo adesso, solamente che io ho tardato un pochino a farli perché ho intenzione di farli anche insieme ad altre persone, in primis con Krieg. Ci stiamo mettendo d'accordo con le tempistiche e i livelli dei personaggi per farli. E in questo episodio vi parlerò, quando ne avrò tempo durante la registrazione di questo video, di quello che mi è successo in queste settimane. Quindi andiamo a creare il rituale del calice. Il calice di Ptumeru, il calice che ci ha dato la belva setata di sangue, e servono 1000 echi, che io ovviamente da bravo idiota ho sprecato per comprare fiale. Mi scarseggiano di recente dopo Rom e andiamo a creare questo rituale. Il sotterraneo è completo, un calice giace sull'altare. Ora puoi esplorare il sotterraneo. Camera del sigillo. Allora, che cosa sono questi calici, questi dungeon? Sono appunto dei sotterranei, dei dungeon che servono per ottenere materiali ed armi uniche, armi che hanno delle caratteristiche particolari, per esempio l'incavo delle gemme del sangue, diverso da quella che abbiamo ottenuto in precedenza, che magari ci permette di creare delle combo appunto con queste gemme in maniera più particolare. E sono formati a livelli. Questo è il primo calice, appunto, che si ottiene dalla belva setata di sangue. Quindi pensate quanto tempo addietro avrei dovuto fare questo primo calice. E non è particolarmente difficile affrontarlo al 51 come sto facendo io. Però è particolare perché mi permette, vista la sua bassa difficoltà per me adesso, di parlarvi di quello che ho fatto, di quello che mi è successo in queste ultime settimane. Come avete potuto vedere, dopo aver ucciso Far, sono stato assente per parecchio tempo e mi è successa una cosa parecchio spiacevole. Allora, per quelli che mi seguono tramite Facebook, sarà il riassunto di quello che avete già potuto leggere. Ovviamente, ragazzuoli, se volete rimanere aggiornati anche su quello che mi succede a me, su altre cose, trovate sempre in descrizione la pagina di Facebook su cui potete cliccare mi piace e ricevere aggiornamenti. Vedete quanto danno faccio? Davvero, davvero spropositato. Quindi, per quelli che già lo sanno, sarà un piccolo riassuntino, ma mi preme dirlo per chi mi segue anche solamente tramite YouTube. Quello che mi è successo, ragazzuoli, dovete sapere che io sono asmatico fin da quando, da sempre praticamente, ci si nasce con l'asma. La cosa non mi ha mai creato particolari problemi, se non da piccolo, quando si collegava ad altre cose come influenze oppure raffreddori, da quando ero molto molto piccolo. Da grande non mi ha mai creato particolari problemi. Aspettate. Ok. Quello che succede alle persone asmatiche, o perlomeno quello che succede a me, poi non so, non mi sono mai informato bene sulla mia malattia purtroppo. Ho trovato qualcosa che allevia un pochino questa mia patologia, però non mi sono mai informato su cosa succedesse nei casi più gravi, perché non è il mio caso. Nel mio caso succede questo: quando sono allergico, quando per esempio starnutisco perché mi entra qualcosa che
che mi crea l'allergia all'interno del naso, quindi starnutisco oppure tossisco per qualsiasi altro motivo. Succede che la mia gola si chiude, praticamente sento che l'aria che mi entra nei polmoni piano piano diventa sempre di meno e si ferma là. Se mi calmo dopo 2-3 minuti mi passa tutto tranquillamente. Anche quando faccio attività fisica, quando per esempio inizio a correre velocemente all'improvviso, senza riscaldamento, senza un allenamento prima, un preriscaldamento, insomma, senza preparazione, inizio a correre e basta come un idiota, mi prende questa cosa qui alla gola e riesco a respirare con difficoltà. Uso in questo momento, negli ultimi anni ho iniziato ad usare il Ventolin, che è un buon farmaco, ma comunque sia dopo un po' diventa assuefante, nel senso che non fa più il suo effetto. Dovrei cercare qualcosa, scusate che sto morendo. No, eh. Aspettate. Ok, ragazzuoli, scusate, mi stavo concentrando un secondo. Dicevo, in questi anni ho utilizzato il Ventolin, ma il suo effetto è momentaneo, nel senso mi fa passare l'asma, però non fa nulla per alleviare questa patologia. Dovrei cercare qualcosa che faccia questo effetto, nel senso che mi copra per tutta la giornata. E tu che cazzo sei? Un farmaco che io me lo sparo la mattina e per tutto l'arco della giornata sono coperto da questo problema. Per adesso non ho trovato nulla di tutto ciò. Dovrei cercare, dovrei visitarmi, farmi visitare. Ahia. E farmi prescrivere un farmaco un pochino più potente. Non credo che ci sia cura all'asma, però per mia fortuna grattiamoci, facciamo le corna. Da qualche parte si è aperta una porta che conduce al vecchio labirinto. Ok. Sì, perché all'interno di questi dungeon ci sono anche dei labirinti da esplorare. Sotterranei, labirinti, c'è un po' di tutto. Quindi, dicevo, per mia fortuna facciamo gli scongiuri non. Da grande, da adulto, non mi è mai successo nulla di particolare. Finché non mi è successo quello che è successo le scorse settimane. Praticamente per via del tempo un po' birbante che c'è a Roma, nel senso un giorno faceva estremamente caldo, il giorno appresso pioveva con temperature molto più basse. E quindi per via di questo, per via di magari batteri che ho preso in metro o sui mezzi, non ne ho idea, mi sono svegliato una mattina con la gola completamente chiusa, con le tonsille in fiamme. Ah, ok, cos. Aspettate, ragazzi. Gigante non morto, bello. Fatto esplodere la gamba. Siamo ad un livello un po' più alto, però comunque i suoi danni li fa, eh. Scusate, ma perché non sto usando qui? Bene, bene. Come avete potuto vedere, non era. Era abbastanza scarsino perché siamo ad un livello molto alto per fare questo dungeon. Questo era il primo boss. E vi ripeto, questo dungeon è uguale per tutti, quindi non vi starò tanto a spiegare quello che andremo ad affrontare, anche perché l'ho già visto purtroppo. E vi parlerò di questa cosa che mi è successa. Dicevo, prima di incontrare quel boss, mi sveglio una mattina con la gola completamente chiusa. Con le tonsille in fiamme,
con il raffreddore e con quasi l'impossibilità di riuscire a parlare. Oddio, che cazzo? Bene, bene. Dovete sapere che quando a me in particolare sta per prendere l'influenza, mi succede questo. Mi prende il raffreddore, mi incomincia a grattare, mi incomincia a prudere la gola all'interno, incomincia a grattarla con la gola, con la lingua, sì, con la gola, scusate, con la lingua. E nei giorni appresso mi prende mal di gola, raffreddore e poi successivamente febbre e l'influenza, insomma. Però in questo particolare caso mi è preso subito da un giorno all'altro. Il giorno prima stavo bene, il giorno dopo avevo le tonsille gonfissime che mi facevano male. Sono stato tutta la giornata con queste tonsille gonfie, sperando che fosse una cosa momentanea. Però la sera mi è presa la febbre. Mi è presa la febbre alta e sono stato così per 2 o 3 giorni, prendendo come medicine la tachipirina. E le gocce per la gola per l'infiammazione. Ma niente faceva effetto a lungo termine. La tachipirina mi faceva effetto per una mezz'oretta. Mi alzava la temperatura. Cioè, mi abbassava la temperatura. Mi faceva passare la febbre. Ma mi faceva sudare freddo. Proprio freddo, sudavo freddo. E per quella mezz'ora, 40 minuti, stavo, diciamo, bene, anche se sudavo come un maiale per via dello sbalzamento di temperatura. Solamente che, prendendo solamente la tachipirina e poche altre cose per la gola e il raffreddore, non mi stava passando nulla. E una sera mi sono ritrovato sdraiato sul letto con la gola completamente chiusa, senza la possibilità di parlare perché mi faceva. Voi non immaginate quanto male la tonsilla sinistra, ragazzi. E aspettate, che cazzo sei tu? Un uomo nudo. Un uomo nudissimo. Abbastanza scarso, eh? Ok. Vai via. Dicevo, una sera mi sono ritrovato sdraiato sul letto con la gola completamente chiusa. Con la tosse. Da qualche parte si è aperta un'altra porta. Questo dovrebbe essere il secondo livello. Con la gola completamente chiusa anche per via dell'asma, perché avevo tossito per respirare un pochino e mi era preso appunto l'asma. Come vi ho spiegato, mi viene anche quando tossisco o starnutisco all'improvviso, soprattutto per l'allergia. Mi sono ritrovato sul letto sdraiato con la febbre a 40 e mi ricordo poco perché comunque stavo parecchio male. Mi sembra di essere stato sul letto per pochissimo tempo, ma in realtà sono stato lì per molto molto tempo, sul letto a lamentarmi. In casa c'era mio nonno in quel momento e ha dovuto chiamare per forza un'ambulanza che è arrivata con i soliti tempi delle ambulanze italiane, ci ha messo decisamente troppo. Sono arrivati, da quello che mi ricordo io, mi hanno infilato a forza uno di quei tubi di plastica dura in gola che mi ha fatto un male, ragazzi. Ma era necessario perché avevo davvero, davvero la gola chiusa. Mi hanno messo questo tubo attaccato a quel cazzo di palloncino di plastica che lo premevano per mandarmi aria, insomma. Poi dopo un po' l'hanno tolto e mi hanno lasciato solamente il tubo per farmi respirare. Mi ricordo che mi hanno visitato, mi hanno sentito i polmoni, ma stava tutto, tra virgolette, bene, a parte la gola che era chiusa a livelli assurdi. Mi hanno preso dopo avermi visitato, avermi permesso di respirare tramite questo coso, e mi hanno portato in ospedale, Albertini. Mi hanno dato una stanza, sono stato lì la sera, ho dormito là e sono andato via più o meno dopo, prima di pranzo, ho pranzato a casa, perché dandomi le cose giuste, dandomi la sera prima in ospedale
del cortisone per diminuire un pochino il gonfiore estremo delle tonsille, che mi impedivano di parlare, mi impedivano di deglutire, di mangiare, quindi anche mangiare era diventato in quei giorni davvero un incubo, non potevo mangiare. What? Ah, ok, sono sti cosi. Non potevo mangiare nulla che mi grattasse la gola perché soffrivo come un cane. Quindi mi hanno dato una pasticca di cortisone. Ma quanto t'ho tolto? No, aspettate che sto in una posizione di merda. Mi hanno dato una pasticca di cortisone. Poi mi hanno dato un antibiotico abbastanza potente che mi ha fatto venire un mal di pancia assurdo, ma almeno mi ha fatto passare la febbre alta e l'infiammazione. Oh, cazzo! Mi ha fatto venire un mal di pancia assurdo perché, penso che lo sappiate, gli antibiotici vanno presi con una cura, anche con una protezione allo stomaco. Aspettate. Ok, devo uccidere questo anche. Un attimo, ragazzi. Benissimo, anche questo è morto. In teoria dovrebbe essere il secondo boss del secondo livello, appunto. E ci ha dato il calice delle origini di Ptumero, che è differente dal calice di Ptumero. Questo è delle origini, ci permette, da quanto ne so, di creare appunto un altro rituale, un altro dungeon. Scendiamo al terzo livello. Ok, rieccomi qua. Ho aperto la porta. Dicevo, mi hanno dato questa pasticca di cortisone più l'antibiotico e la mattina appresso stavo tranquillamente, riuscivo a respirare, quindi sono tornato a casa. Ho sbagliato tasto, vaffanculo. E ho continuato a prendere l'antibiotico per 5-6 giorni, sia a pranzo che a cena. Mi ha sfondato lo stomaco perché era estremamente potente, però per mia fortuna mi ha fatto effetto. Quindi, ragazzuoli, vi ripeto, il mio asma non è che sia così tanto problematico. Si creano dei problemi quando va in combo con altre cose. Ma ok, non so come attaccare in basso sulle scale. Ed era la prima volta che prendevo un'ambulanza. Spero di non prenderla mai più. Un altro di questi. Guardate il danno che facciamo, vi dico. Muori. Abbiamo ucciso qui intorno anche la lucertolina. Poschi arcana, andremo a leggere tutto dopo. C'è la tizia con la campana. Tu devi morire. Bene, bene. Quindi, niente, la mia assenza è stata dovuta a questo, all'influenza e al fatto che l'influenza si è andata a sommare ad un piccolo espediente di asma che, avendo già... Porca troia. Avendo già la bocca, sì, la bocca, la gola chiusa, mi ha chiuso ancora di più e mi ha reso impossibile, appunto, respirare, proprio respirare. Quindi è dovuto a questo, ma adesso sto più o meno bene. Sento ancora le tonsille infiammate, un po' infiammate. Penso di dover fare un tampone alla gola per forza, perché se ho qualche batterio devo toglierlo, però prima devo capire qual è questo batterio. E il tampone servirà a questo.
Altra foschia arcana. Allora, io sto cercando roba qua intorno. Vedo che continuano a uscire i mostri da queste scale. Quindi sicuramente la tizia con la campana sta qui. Dov'è la bastardina? Eccola lì. Perfetto, one shottata. Bene, bene. Sangue rituale che serve per creare appunto i rituali del calice. Altro. Qua c'è un tizio con un cannone. Possiamo utilizzarlo. Ah, ne sparate. Quanti ne spara? Si era buggato, perché ne ha sparate così tante? Ok. Adesso scenderemo di nuovo, non ho controllato bene. Ok, qua sotto non ho visto per nulla. Infatti c'è qualcuno. Eccola, eccola! L'avevo sentita. Poi un altro aggiornamento, ragazzuoli, riguarda la connessione, l'ho già detto nell'altro video. La mia connessione è cambiata, sono passato finalmente dopo troppo tempo. Pensate, sono stato male, stavo a letto con la febbre e stavo anche senza connessione, quindi ho guardato la televisione, ragazzi, pensate, dopo anni sono tornato a guardare la televisione, dei programmi in TV ed è stato orribile. Fisicamente orribile. Ma c'era una leva qui. Aspettate. Dicevo, sono passato da Fastweb, che è veramente ridicola come connessione, ma come tutto in generale. Il servizio clienti è orribile. Due volte su tre, io non sono razzista, ma due volte su tre ti risponde un ragazzo, una ragazza asiatica che, con tutto il rispetto, a volte si capiva davvero poco quello che mi stessero dicendo e a volte non sapevano proprio quello, non sapevano fare il loro lavoro, ma non solo loro, anche quelli italiani che mi rispondevano. Però in più dei ragazzi e delle ragazze asiatiche che mi rispondevano, di quello che mi dicevano loro capivo poco o nulla perché comunque sia, non hanno una padronanza estrema dell'italiano. Ora riscendiamo di qua. Ok, rieccoci qua. Dobbiamo salire. Dobbiamo salire. Non facciamo molti echi in questa zona. Perché, ve lo ripeto, è di livello basso. Quindi, vi stavo dicendo, Fastweb purtroppo è quello che è, non offre almeno a me, per quanto riguarda la 20 mega, ha offerto un servizio alquanto ridicolo, connessione ridicola, ping altissimo delle volte senza alcun motivo logico. Delle sere stavo su TS a parlare con gli amici del clan, e tu che sei? Ti ucciderò nel dubbio. Madonna, 10 fiale. Perfetto. Delle volte stavo su TS a parlare con i ragazzi del clan. A un certo punto iniziavo a laggare. Mi dicevano che stavo laggando, che perdevo connessione. Guardavo i pacchetti persi e stavo al 50%. Per chi non lo sapesse, i pacchetti si dividono in due tipologie: pacchetti ricevuti e pacchetti inviati in una connessione, in una linea. E se si ha il 50% di pacchetti totali persi, vuol dire che quando tu parli, ma porca troia, quando tu parli ti sentono la metà di quello che dici e tu dicevi la metà, insomma c'è una perdita di dati nella tua connessione. Arrivavo anche al 60% delle volte e pingavo cose come 2000-3000
senza motivo alcuno, ragazzi. Io stavo solamente su TS a parlare con i miei amici. Non capivo il motivo. Quando siete in cazzo? Poi, vabbè, il servizio clienti è quello che è. Purtroppo non ci si può far nulla. Però proprio la connessione faceva veramente cagare. Io pagavo una cosa come 35 euro al mese per una connessione totalmente ridicola. Cioè, c'è proprio da dirlo, totalmente ridicola. Mi si disconnetteva a caso, cose così. Insomma, aspettatevi il peggio, è quello che mi è successo, ragazzi. Disconnessioni, ping altissimo, pacchetti persi, un upload di 0,3, e vi spiegherò per chi non lo sapesse che cos'è l'upload. Allora, voi la vostra connessione si divide appunto in dati ricevuti, alla spicciola ve lo spiego, dati ricevuti e dati inviati, ma anche in download e upload. Quando voi fate un contratto con Telecom o qualsiasi altro gestore telefonico, vi mettono dei dettagli nella connessione, per esempio 20 mega al mese, eccetera, eccetera, no? Fibra ottica 30 mega, quello lì è il download, però non vi spiegano che c'è anche un upload, che sarebbero i dati che voi dal vostro PC mandate al web, alla rete. E capirete che per uno youtuber che appunto carica video, l'upload serve perché io sto mandando, caricando questo video che state guardando adesso, io ho mandato dei dati a YouTube. Quindi più l'upload è alto e meglio è per caricare video, ci mette molto di meno. Io avevo un upload di 0,3, ok? 0,3 megabyte, che non ci ho mai capito molto di quelle cose. 0,3 è ridicolo, vuol dire che io per caricare un video di 1 giga, la lunghezza media dei video che carico di Bloodborne, ci mettevo una notte, 12 ore, anche di più delle volte, quando i video duravano un pochino di più, con 0,3 in upload. E in download avevo 13-14. Quindi era veramente una connessione pessima per uno youtuber, pessima anche per me perché aveva davvero un sacco di problemi. Scendiamo giù. E sto parlando della 20 mega, ragazzi, della connessione che avevo io. Non sto parlando della fibra ottica, delle altre cose, perché non ne ho idea di come sia. So solamente che chi ha avuto Fastweb, di quelli che conosco io, ha avuto un sacco di problemi. Me compreso. Sono passato dopo una settimana che sono stato senza rete per via di Fastweb e senza telefono per una settimana quasi. Ma sto andando dalla parte giusta? Perché io sto parlando, ma la leva l'ho tirata. Aspettate, ragazzi, torno indietro un attimo. Ok, no, dovevo tornare indietro perché effettivamente la porta stava qui sopra. Perché si deve tirare una leva che sblocca questa porta qui, che di solito ti porta al boss del dungeon. Vedete? L'ambientazione è molto molto bella. Ovviamente, ve lo ripeto ancora, questo dungeon è uguale per tutti, cioè avrete le stesse stanze, gli stessi nemici e lo stesso boss per piano. Più si va avanti e più diventano difficili e random, insomma. Allora, sono passato dopo questa settimana di totale assenza di servizio da parte di Fastweb per non si sa quale cazzo di motivo, non me l'hanno saputo dire, era un problema alla centrale, ma non lo sanno manco loro. E dopo vi dirò una cosa che vi farà ridere. Intanto sto affrontando il custode. Madonna. Sto affrontando il custode degli antichi signori. Era un mostro che avevo visto dalle immagini che sono trapelate in rete, e mi aveva spaventato tantissimo come mostro. Ok. Sì, effettivamente quando lo colpisco cade a terra anche più volte. Ma sto sfondando. Mi aveva spaventato perché ho paura di tutte quelle cose che assomigliano a canidi.
a lupi vari, eccetera, eccetera. No, 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 no. Ok. Allora, guardando bene questo mostro adesso, che mi sta rompendo il culo, quindi mi devo togliere. Sta esplodendo. Boom. E mi potenzio, guardate. Gli abbiamo rotto. Cos'è, cos'è, cos'è? Ah, è lava, lava. Abbiamo fatto uscire il fuoco dalla parte destra. Oh cazzo. Quindi penso che gli arti siano il suo punto debole. Aspettate l'ultimo colpo. Bellissimo però. Quindi il custode degli antichi signori era il boss finale che ci ha dato un ulteriore calice, il calice di Ptumeru centrale. Quindi ne abbiamo ottenuti due da questo singolo labirinto, da questo singolo dungeon. Bene, ragazzuoli, prima di concludere, voglio appunto concludere questo discorso della mia connessione. Sono passato a Vodafone e mi trovo decisamente, decisamente meglio. Il servizio clienti è ottimo. C'è stato un piccolo guasto, ma me l'hanno risolto tramite un tecnico che mi ha chiamato e mi ha detto come fare, spegnere il modem. E poi dopo 5 minuti ci funzionava tutto perché si vede che ha toccato qualcosa lui alla centrale. Mi ha sistemato tutto. Ho una connessione di download 13, ma credo che sia il massimo che io possa, a cui possa sperare, avere 13 in download su 20. Ogni tanto arrivo anche a 16, ma va bene così, insomma. E il mio upload da 0.3 è salito a 1 mega. Quindi è perfetto perché con 1 mega posso riniziare a streamare. E vediamo adesso come fare, se streamare su YouTube o su altre piattaforme. E con 1 mega sono anche molto più veloce a caricare video su YouTube. Quindi, come vedete, oggi ne ho caricati due proprio perché ci metto molto di meno. Se ci mettevo una notte con 0.3 di Fastweb, con Vodafone e 1 mega, ci metto più o meno 2-3 ore, che è comunque tanto, ma non è una notte, quindi in una notte ne potrei caricare anche più di uno di video. Quindi, ragazzoli, vi ho spiegato il motivo della mia assenza. Abbiamo concluso questo primo calice, ne abbiamo ottenuti altri. Questi altari, da quello che mi è stato spiegato, funzionano come appunto delle piattaforme su cui piazzare i calici. Possiamo rimuoverli e piazzarli dove vogliamo, nel senso, questo è il quarto altare. È il quarto altare, l'ho detto bene. Ma non cambia assolutamente dal primo. Sono solamente degli slot dove piazzare questi calici e provarli. Qua abbiamo di nuovo il nostro calice del rituale, quello che ci ha dato la belva. Grifo del calice 48 FB57V, non ho idea. Magari è una specie di codice per provarlo, per mandarlo ad altra gente che lo fa allo stesso modo, cioè che lo trova mettendo quel codice uguale a chi l'ha iniziato. Una specie di seed di Minecraft. Questa è l'area Ptumero, possiamo anche rimuoverlo perché comunque sia l'abbiamo finito, ma io lo lascerei qui. Questo calice aveva 3 livelli. Dicevo, ragazzuoli, vi ho spiegato in questi 35-40 minuti quello che mi è successo in queste settimane perché sono stato assente. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio per la pazienza che avete avuto nell'aspettare un pochino più di tempo per i nuovi episodi, i nuovi video. Ma c'era un motivo per cui non li stavo caricando. A parte la connessione, si è sommato anche il fatto dell'ASM e di quelle cose. E che altro dire? La mia connessione per adesso va benissimo, non è nulla di eccezionale, ma mi basta finché non avrò la fibra. Spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Non abbiamo fatto tanti echi. I prossimi vediamo se farli insieme a Krieg o ad altre persone. Dobbiamo essere più o meno dello stesso livello.
Ho fatto il primo da solo perché comunque è uguale per tutti ed è abbastanza semplice a questo al 51 a livello che sono adesso. Come avete potuto vedere non ci ho impiegato così tanto. Quindi ragazzuoli, lasciate un like se vi fosse piaciuto questo video per sostenere questa nuova serie. Questo è il primo episodio e lo userò per vedere un pochino se vi piace questa tipologia di video in cui faccio un calice ma magari parlo anche di altre cose. Lasciate un mi piace, lasciate un commento se avete qualcosa da dire riguardo qualsiasi cosa, i calici, la mia malattia, la mia connessione o altre robe. Da Oberon e da Nevermind ormai guarito, al prossimo video. Ciao ciao!